Ciao figli miei, eccoci qua. Siamo qua con mia cugina, che è Silvia, che è lei, è minorenne, ok? Stiamo proprio sfruttando il minorile, no? Ok, la cosa là. Allora, complimenti originali sull'aspetto estetico che una ragazza apprezza. Allora, Silvia, tu sei fidanzata? No. Ottimo, bene, saranno contenti, no? Hai delle chat, utilizzi delle chat tipo Tinder, Bumble, eccetera. Uso Tinder. Che tipo di complimenti fanno la maggior parte degli uomini? Partiamo da qua, che sono immagino sbagliati. Vabbè, diciamo generico, tipo ciao bellissima, sei bellissima, sei simpatica, mi piace questa foto, magari c'è una foto e mi commentano la foto, cose così. Oppure anche Subito primo proprio, messaggio. sì, tipo foto, ho una foto col cappellino dell'IKEA e tutti mi scrivono, che bello il cappello dell'IKEA, lo voglio anche io. Ok. Buona merda. Ok, perché a una donna non piacciono e non è soddisfatta da messaggi come questi? Perché sicuramente vuole conoscere un po' prima la persona. Allora, i complimenti non sono brutti assolutamente, però fatti da uno sconosciuto con cui non hai intrapreso una conversazione sono un po' campati in aria, ecco. Magari si preferirebbe prima una conoscenza anche solo minima e poi un complimento. Io sono assolutamente d'accordo. Il punto qual è? È che appari scontato e bisognoso. È una persona di poco valore, perché uno che parte con un complimento al primo messaggio ad una ragazza che non conosce, cioè c'è qualcosa che non va. Sono un po' come i complimenti per strada, ecco, Ok. che qualcuno passa, ti fa un complimento, cioè non è proprio il massimo, ecco. Sì, poi diciamo che in strada è un po' diverso anche a come la semblate. Come andate dalla ragazza? Ok, mi volevo agganciare a una cosa che hai detto, cioè quando dici il complimento fa piacere, è normale. Cioè, ragazzi, voi vi concentrate sulle reazioni che hanno le ragazze. È normale che una ragazza ti dica ah, grazie, ti mette il cuore. E voi prendete la reazione della ragazza al vostro messaggio come una cazzo, vedi, ho fatto bene, scrivere ci sta. No, è pietà, è elemosina, ok? Che cosa dovrebbe dirti? Dovrebbe farti capire in che modo esortirti. No, ci siamo noi. Per quello, la ragazza non ti dirà mai, un pesce non ti dice come vuole essere pescato, volgarmente, no? E così è normale, ma ci sta. Quali sono invece quei complimenti sull'aspetto estetico che una ragazza apprezza molto di più? Questo. Io ho già in mente delle cose, voglio capire se siamo settati sulla stessa lunghezza d'onda. Allora, personalmente cose magari dettagli, per esempio quando mi fanno i complimenti sugli occhi, per esempio, o vabbè, il sorriso già è una cosa un pochino più mainstream, diciamo, però per esempio cose, ma anche non per forza complimenti fisici, anche cose, per esempio, io canto, quindi ho dei video dove canto, se mi fanno un complimento Però su. occhio, aspetto estetico. Ok, aspetto estetico, allora proprio appunto magari Occhi, sguardo. dettaglio, sì. Quindi magari, non lo so, hai Lineamenti, esatto, dei sì. bei lineamenti, un bel taglio dell'occhio, Ok. delle belle mani, eccetera, senza cadere appunto nel volgare poi. Delle belle mani è un po' inquietante. Beh, a me le mie mani piacciono, quindi. Sì, ma a questo punto utilizzi una comunicazione, cioè ci sta. Il discorso non è il cosa, il Come? culo, le te, cioè è il come confezioni la frase. Se tu dici a una ragazza che belle mani che hai, è una roba che non ha senso, no? Perché è inquietante, è proprio alla strangolatore di Boston. Cioè, non vuol dire niente. Io spesso e volentieri se cosa facevo, questa l'ho rubata al Mago Forest che io adoro, mi piace un sacco e funziona sempre, ma chiunque, se la fai tu, se la consigli, se la copia e incolli, però devi farla bene. E cioè, a un certo punto si parla, se è un appuntamento, magari una ragazza, a un certo punto dici, cazzo, ma fai vedere le mani? Che belle mani che hai? No, le guardi, fai, e quante dita? E dici, quante dita? E si dico, dici, 10. Ride, è ironico, è fighissimo, funziona sempre. Questo è un discorso. Però la frase fine a se stessa, stitica e statica, diventa un problema. Tu preferisci un uomo che si dilunga nei dettagli quando ti fa un complimento? Cioè, ok, lineamenti, va bene. Comunque, hai dei lineamenti molto particolari. E spiego il perché mi piacciono. Assolutamente, perché appunto come dicevi tu, il complimento
così fine a se stesso, cioè messo lì, piantato lì così, è sempre un po'... Anche sugli occhi, cioè se uno mi scrive hai dei begli occhi, ok, è vero, però appunto, se invece uno mi dice no, hai quest'occhio particolare che mi piace perché, lì cambia totalmente, appunto è il come, è detto, non tanto ti butto lì il complimento perché, e basta. Perché è circoscritto alla ragazza. Le ragazze apprezzano l'unicità delle cose fatte per loro, esattamente come quando vi insegniamo a conoscere una ragazza per strada, è giusto dilungarsi un attimino del motivo del perché ti è venuto in mente di fermare proprio lei, perché se tu parti con... magari anche se è la 700esima che hai fermato, perché ti stai impratichendo, perché vuoi uscire un pochettino dalla zona di comfort, vuoi la timidezza, va bene, ma la ragazza che fermi deve essere considerata come unica in quel momento, ok? Il complimento è... allo stesso identico modo, ok? Ultima roba, le tempistiche quanto sono importanti quando fai un complimento ad una ragazza? Intese come? Cioè, le tempistiche durante una conoscenza, una conversazione, quanto sono importanti? Perché se ti faccio un complimento dopo 4 messaggi può essere giusto o sbagliato, se ne faccio dopo 10, dopo 20, dopo, cioè, dopo quando? Cioè, le tempistiche sono importanti? Allora, se è qualcosa, per esempio, estetico che colpisce particolarmente, ci sta magari che uno lo fa subito il complimento. Però, secondo me, bisognerebbe comunque aspettare di conoscere un pochino la persona per fare. Anche solo sapere il nome, dove vive, l'età o che cosa fa, ecco. Avere un minimo di conoscenza, quello è sicuramente importante. Assolutamente sì. Guarda tutti fuori. Che belle mani, già. Quante dita? 10. Ma dico, vabbè, nel senso, per dire, non è, caspita, quante dita, però non fatelo in chat, so che adesso avete scritto in chat una su Tinder, cazzo che bene, no, non fatelo in chat, perché devono sentirsi, capirsi i toni, il cinismo con cui lo dite, capite? Mi vado a finire qua.